Buonasera a tutti. Dal 15 di ottobre l'Italia sarà il primo paese in tutta l'Unione Europea in cui non si potrà lavorare senza il Green Pass. Il nuovo marchio obbliga tutti i lavoratori del pubblico e del privato, le partite IVA, le colf, obbliga tutti a rendersi complici della vergognosa fine di una società basata sul ricatto e sul tradimento. Questa volta persino Camera e Senato si dovranno adeguare al nuovo regime. D'altronde fanno finta di dare l'esempio, tanto il tampone lo paga Pantalone al deputato. In ogni caso, l'emergenza sanitaria non può e non deve creare dannose distinzioni tra pensionati, disoccupati e lavoratori e non deve assolutamente portare ad affamare intere generazioni. A scuola, le decine di classi sparse per tutto il paese già in DAD, anche a causa della positività di insegnanti vaccinati con due dosi, sono solo una banale dimostrazione di quanto questo marchio nazista, perché in altro modo non si può chiamare, serva solo alla segregazione sociale, ad aumentare l'odio, a distruggere famiglie intere, ad aumentare i profitti di Big Pharma, a ridurre la popolazione. Perché pochi possono sopravvivere, sempre finché glielo consentirà il pianeta Terra, ovviamente. E sopravvivere comunque in un transumanesimo classista e isolazionista che li porterà in ogni caso alla fine dell'esistenza così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Non è servita una bomba nucleare per arrivare ad annientare millenni di storia, no. È bastata un'epidemia, creata ad arte per giocare con la vita delle persone. Solo per il gusto del potere, solo per sostituire i soldi che pare non possono essere stampati all'infinito, per sostituirli con monete digitali, solo per collaudare l'internet delle cose nei corpi umani, così da divenire manovrabili a distanza come topolini in gabbia. Tutte cose di cui non si può più parlare, pena censura. Ma il compito di chi parla è di dire la verità, disse Socrate nella sua difesa prima di andare a morire. Socrate che usava il dialogo come metodo di indagine, Socrate considerato padre fondatore dell'etica e della filosofia morale, Socrate preferì essere mandato a morte piuttosto che farsi complice di empi misfatti. Ma torniamo ai nostri giorni. Ora la domanda è cosa fare contro uno strumento che è a dir poco liberticida? E come fare a combattere oggi che la democrazia non esiste più e prima che un nuovo uomo possa ancora nascere? La risposta sta solo nell'unione. Tutti dovrebbero iniziare a sedersi per terra, nelle strade, nelle piazze, in campagna, in montagna, in spiaggia, in città, ovunque, fermando ogni tipo di attività, se non quella di riprendersi, ed ecco l'importanza delle immagini nell'era moderna, di riprendersi con gli smartphone che ancora possediamo per diffondere la protesta comune in tutti i social del pianeta, manifestare e combattere, uniti, rischiando tutto quel poco che ci è rimasto, mostrando finalmente il coraggio e l'umiltà di una vita. Resistere e poi organizzarsi. Per esempio, sarà poco. Ma per esempio raccogliendo le firme per il referendum abrogativo del Green Pass, iniziativa che parte da tanti studenti universitari ed è giusto dare loro fiducia, con il sostegno del professor Ugo Mattei e altri docenti universitari. E tra parentesi, chi vuole avere maggiori informazioni può scrivere una mail all'indirizzo referendumnogreenpass@gmail.com. Questo è solo un modo per resistere. Ci sono anche altri strumenti giuridici per ora rimasti in piedi, pur nell'emergenza infinita che equivale alla guerra infinita. Sfruttiamoli per il momento, perché mentre sono 728 i medici in Italia che sono stati sospesi perché hanno rifiutato il siero sperimentale, oggi il Tribunale di Milano ha sancito l'illegittimità del licenziamento e il pagamento degli stipendi arretrati a un'operatrice sociosanitaria brutalmente licenziata. Mister Lucertola ci ha portati in dittatura, ci ha riportati al nazismo, ci ha riportati indietro. Oggi noi dobbiamo resistere, difenderci, diventare per una volta uomini e donne responsabili. Perché
E lo dobbiamo fare anche per il sangue versato dai nostri nonni, perché non sia stato vano. Facciamolo e buona fortuna a tutti. Anche la Spagna dà il via libera al Green Pass. Nei mesi scorsi l'istituzione del certificato sanitario era stata respinta dai tribunali regionali di diverse comunità autonome. Nel caso dell'Andalusia la questione era poi finita sul tavolo della Corte Suprema, che aveva confermato la bocciatura locale dell'iniziativa. Diversa sorte però è toccata al ricorso presentato dalla Galizia, che in questi giorni è stato accolto favorevolmente dallo stesso tribunale. Ma perché in Andalusia no e in Galizia sì? Fondamentalmente si legge nella sentenza perché la prima regione proponeva l'introduzione del passaporto sanitario senza se e senza ma, mentre la seconda legava il suo utilizzo all'andamento dei contagi, limitandolo peraltro a un periodo di tempo circoscritto. In ogni caso, la decisione del Tribunale Supremo apre di fatto la via all'introduzione del certificato sanitario in tutto il paese. E questo è proprio ciò che chiedono con insistenza diverse regioni spagnole, che spingono il governo centrale ad adottare una stessa soluzione per tutto il paese. L'esecutivo di Pedro Sánchez, però, preferisce lasciare tutta la responsabilità alle autorità locali, così come ha fatto dallo scorso 9 maggio, quando è decaduto lo stato d'emergenza e le competenze in materia di sanità sono tornate in mano alle amministrazioni delle comunità autonome. Non ci sarà una legge statale in merito, ha chiarito ieri il governo, lasciando quindi la patata bollente nelle mani delle regioni, che adesso, dopo la decisione del Tribunale Supremo, sicuramente correranno meno il rischio di scottarsi. Torna all'attacco il sindacato Nursing Up, che dopo aver denunciato l'esistenza di diversi focolai tra il personale sanitario, punta adesso il dito contro l'omertà che vige nelle corsie degli ospedali italiani. Sappiamo che ci sono infermieri che per l'ennesima volta hanno paura di parlare e di raccontare quanto accade sotto i loro occhi, ha spiegato il presidente di Nursing Up, Antonio De Palma. Il sindacato è preoccupato soprattutto per la situazione degli ospedali in Sicilia, nel Lazio e in Lombardia, dove si registra un'impennata di contagi tra il personale sanitario. Il problema è che le aziende sanitarie implicate non hanno rilasciato nessuna comunicazione ufficiale in merito alla questione. Ci chiediamo con insistenza cosa stia succedendo esattamente nella sanità italiana, si legge in una nota pubblicata da Nursing Up. Pretendiamo di sapere se i vertici del Ministero della Salute siano al corrente di questo atteggiamento da parte di alcune amministrazioni locali. Quando c'è di mezzo l'incolumità dei pazienti e degli operatori sanitari, la mancanza di un'informazione spontanea ed esaustiva rappresenta un fatto di estrema gravità. Secondo il sindacato, sono quasi 2.000 gli infermieri che si sono contagiati nell'ultimo mese. Molti di loro hanno aderito in massa a una campagna vaccinale che però non ha evitato la positività al virus. Proprio per questo, Nursing Up esige dal governo informazioni esaustive ed evidenze scientifiche che chiariscano una volta per tutte la durata effettiva di un'immunizzazione che alla prova dei fatti non si è dimostrata tale. Secondo ABC News, Pfizer ha presentato dati che mostrano come il vaccino diventi gradualmente meno efficace a intervalli di 2 mesi. L'efficacia del vaccino diminuisce infatti di circa il 6% ogni 2 mesi dopo la seconda dose, passando dal 96,2% a una settimana dopo la vaccinazione completa all'83,7% dopo più di 4 mesi. La compagnia farmaceutica ha anche citato i dati israeliani, i quali mostrano che una terza dose di richiamo ha ripristinato la protezione contro il Covid-19 fino al 95%, come indicano i documenti da essa presentati alla FDA. Pfizer ha chiesto all'autorità di regolamentazione americana di approvare una dose di richiamo 6 mesi dopo la seconda dose. In una valutazione separata dei dati del vaccino di Pfizer, la FDA ha però affermato che la diminuzione dei livelli di anticorpi tra le persone vaccinate potrebbe essere stata collegata all'aumento dei casi osservati durante l'estate con la diffusione della variante Delta. Nel complesso, i dati indicano che i vaccini Covid-19 attualmente concessi in licenza o autorizzati negli Stati Uniti, offrono ancora protezione contro la grave malattia da Covid-19 e la morte negli Stati Uniti, ha affermato l'agenzia in un documento informativo pubblicato anche mercoledì. L'FDA continua dunque a sostenere che 2 dosi siano sufficienti a ottenere la copertura. Appare evidente che vi sia una inversione dei ruoli.
Big Pharma svaluta l'efficacia del prodotto per venderne di più e innescare uno scenario di fine vaccinazione mai, mentre l'autorità regolatoria prova a mettere un freno sopravvalutando l'efficacia del sierogenico. In questo labirinto di menzogne, le cavie del consenso informato attendono ancora di sapere quali saranno gli effetti collaterali di lungo termine, con l'unica certezza che a svelarli non potranno essere né le autorità regolatorie né tantomeno Big Pharma. La TV israeliana ha mandato in onda nei giorni scorsi uno sconcertante video registrato sulla piattaforma Zoom, in cui il CEO di Pfizer ha dichiarato che Israele è per i loro sierigenici una sorta di laboratorio. Questo perché Pfizer ha un accordo in esclusiva con il Ministero della Salute che impedisce l'uso di altri vaccini, veri o presunti. Il dibattito innescatosi nel paese è ora fortissimo. In primis, la corsa dei casi di Covid-19 in Israele non accenna a fermarsi, nonostante il paese sia oramai lo stato con il più alto numero di dosi per persona e le rassicurazioni sul fatto che questo avrebbe abbassato i contagi. L'intera situazione è quindi paradossale. Gli israeliani sarebbero cavie di un gigantesco esperimento, che comunque non sta funzionando. In secondo luogo, il ministro della Salute aveva esplicitamente negato che ci fosse un accordo in esclusiva con Pfizer. A domanda secca, infatti, la risposta era stata che non vi era mai stato alcun accordo di quel genere con la multinazionale farmaceutica, cosa che Pfizer evidentemente non crede. Infine, il popolo israeliano non ha mai dato il proprio consenso a questo esperimento, ed esperimenti medici non consensuali su larga scala hanno da quelle parti dei precedenti storici così orrendi da non lasciare indifferenti nessun cittadino. Per sopperire alla carenza di autisti degli scuolabus, lo Stato del Massachusetts impiegherà membri dell'esercito. L'obbligo vaccinale imposto dall'amministrazione Biden per tutti i servizi pubblici ha costretto molti operatori dei servizi scolastici a subire l'inoculazione del siero anti-Covid, ma tra i lavoratori permangono tuttora sacche di resistenza, come quella degli autisti del distretto scolastico di Boston, che hanno rifiutato in massa la misura coercitiva, preferendo stare a casa e causare quindi un vero e proprio disservizio per la penuria di personale. Lo Stato del Massachusetts ha dunque intrapreso un'azione drastica, attivando la Guardia Nazionale per garantire l'operatività dei trasporti scolastici. 250 persone sono già state mobilitate e 90 di loro stanno conducendo l'addestramento per entrare subito in servizio. Secondo il sito Axios, in gran parte degli Stati Uniti vi sarebbero gli stessi problemi di carenza di personale da quando l'obbligo vaccinale è entrato in vigore, al punto che oltre l'80% dei distretti scolastici avrebbe attivato la ricerca di forza lavoro da impiegare come conducenti di scuolabus. Lunedì 13 settembre l'area metropolitana di Milano è stata teatro di due suicidi e un tentato suicidio che hanno visto protagonisti ragazzi adolescenti nel loro primo giorno di scuola. La prima tragedia è avvenuta verso le 7 a Bollate, dove una giovanissima ragazza è precipitata dal balcone al settimo piano dell'appartamento in cui viveva con i genitori. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare e secondo la dinamica si sarebbe trattato di un gesto volontario con motivazioni ancora da accertare. Poco meno di un'ora dopo, in zona Cenisio, una ragazzina di 12 anni è caduta da una finestra della propria abitazione mentre i suoi familiari erano in casa. Trasportata al Niguarda, verserebbe tuttora in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia. Un testimone avrebbe visto la giovane lanciarsi dal quarto piano. Il terzo dramma si è consumato nel pomeriggio dello stesso giorno, stavolta in zona Comasina. Un ragazzo di origini cinesi, anch'esso di 12 anni, è precipitato dal balcone al 12° piano di un palazzo condominiale ed è morto praticamente sul colpo. I tre casi sono stati tutti segnalati alla Procura dei Minori del Tribunale di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Donatella Carli, presidente dell'associazione Samaritans Onlus, che dal 1980 si occupa di prevenzione dei suicidi, ha rivelato a Milano Today come negli ultimi mesi vi sia stato un incremento notevole di segnalazioni da parte di adolescenti che lamentano difficoltà quotidiane dovute a problemi in famiglia o ad atti di bullismo subiti dai loro coetanei. Sempre secondo la Carli, la pandemia e il lockdown, con tutte le conseguenze, in primis la didattica a distanza e la limitazione delle relazioni sociali, avrebbero portato a un progressivo isolamento di molti adolescenti.
Le email trapelate tra il Lugar Center, il biolaboratorio del Pentagono a Tbilisi, l'ambasciata degli Stati Uniti in Georgia e il Ministero della Salute georgiano rivelano nuove informazioni sul programma di ricerca biologica segreto del governo degli Stati Uniti da 161 milioni di dollari in questo ex paese sovietico. Secondo Arms Watch, il numero di progetti e sovvenzioni statunitensi è aumentato, così come il numero di scienziati statunitensi impiegati proprio presso il Lugar Center. La struttura finanziata dal Pentagono dovrebbe ospitare temporaneamente 16 specialisti del CDC di Atlanta, per i quali la Georgia costruirà un laboratorio BSL-2 separato, un edificio amministrativo e un campus vicino al Lugar Center. Inoltre, la Georgia diventerà un hub regionale del CDC per l'Europa orientale e per l'Asia centrale, rivelano così i documenti interni. Il Lugar Center ha già suscitato polemiche nel 2018, quando documenti trapelati all'esterno hanno rivelato che i diplomatici statunitensi in Georgia sarebbero stati coinvolti nel traffico di sangue umano congelato e agenti patogeni per un programma militare segreto. Queste notizie si inquadrano nella denuncia fatta dalla Russia la settimana scorsa sull'accerchiamento biologico che il paese starebbe subendo ad opera degli Stati Uniti d'America, i quali, se non riescono ad impedire una fuga di notizie di questo genere, non si vede come possano impedire la fuga di un altro virus. Il governo australiano collaborerà militarmente con Stati Uniti e Regno Unito e straccerà un contratto da 90 miliardi di dollari con il costruttore francese Naval Group per l'acquisto di un sottomarino nucleare. La mossa dell'esecutivo sarebbe giustificata dalle mutevoli circostanze strategiche dovute alla presunta aggressività della Cina nella regione dell'Indo-Pacifico. In precedenza dell'accordo vi erano state dimostrazioni da parte di esperti statunitensi e britannici circa il funzionamento di sottomarini a propulsione nucleare di nuova generazione che andranno a sostituire i Collins in dotazione all'esercito australiano da oltre due decenni. Il Premier Morrison, il Presidente Biden e il Primo Ministro Boris Johnson hanno annunciato con enfasi il patto trilaterale. Tuttavia i tre leader avevano già tenuto una riunione a margine del G7 in Cornovaglia a luglio e non è dato sapere se stessero già discutendo dei sottomarini nucleari da impiegare in ottica anticinese. La partnership, denominata AUKUS, ovvero l'acronimo di Australia, UK e USA, oltre alla fornitura e all'addestramento sui sottomarini nucleari, prevederebbe l'istituzione di un gruppo di lavoro per condividere e facilitare le informazioni in aree tecnologiche chiave come l'intelligenza artificiale, cibernetica e capacità di attacco a lungo raggio. La Francia è estremamente preoccupata dalla crescente collaborazione tra il Mali e la Russia. Il governo Macron punta adesso il dito contro il possibile dispiegamento nel paese africano di un contingente inviato da Mosca. Il Cremlino ha smentito che sia in corso un negoziato per mandare soldati in Mali, ma Parigi crede che i protagonisti della missione saranno un migliaio di mercenari della compagnia privata Wagner, il cui proprietario è già nella lista delle persone russe sanzionate dagli Stati Uniti. Secondo la Francia, l'obiettivo del gruppo paramilitare sarebbe quello di addestrare le forze armate locali e di mettere le mani su due giacimenti d'oro e uno di magnesio. Al di là del caso concreto, Parigi sta lottando da mesi per cercare di mantenere la sua presenza nell'ex colonia africana, diffidandola dallo stringere accordi con Mosca. E ad appoggiare la Francia c'è anche la Germania. Berlino ha avvertito che un eventuale accordo di Bamako con Mosca minerebbe gli sforzi fatti negli ultimi 8 anni dai paesi occidentali per contrastare la minaccia jihadista nel Sahel. La verità, però, è che sono gli stessi paesi africani a non fidarsi delle ex potenze coloniali europee. L'opinione pubblica di Mali, Burkina Faso e Repubblica Centroafricana vede la Francia come un paese oppressore. Parigi, in questo senso, deve scontare un passato con cui invece Mosca non deve fare i conti. Proprio per questo, il governo del Mali, arrivato al potere con un colpo di Stato nell'agosto del 2020, ha fin da subito cercato un'alleanza con la Russia in chiave antifrancese. Presto potrebbe quindi ripetersi il copione già visto nella Repubblica Centroafricana, dove l'esercito russo ha occupato gli spazi lasciati liberi da quello francese costretto 3 mesi fa alla ritirata. Ondate di calore mortali, uragani giganteschi ed eventi meteorologici estremi. Questo è il futuro che ci aspetta, stando ad un rapporto dell'ONU che attribuisce inequivocabilmente all'essere umano la responsabilità del cambiamento climatico.
Nel documento redatto dagli esperti delle Nazioni Unite, però, ci sono anche soluzioni pratiche, come quella di irrorare il cielo di solfato per ridurre le temperature globali. Almeno questo è quanto è scritto. Ciò che l'ONU sta prendendo seriamente in considerazione è la possibilità di usare la geoingegneria per intervenire attivamente sull'andamento climatico del pianeta. In concreto si tratterebbe di spruzzare nella stratosfera delle microparticelle riflettenti che sarebbero in grado di allontanare i raggi solari della Terra, abbassandone così la temperatura. Gli stessi autori del rapporto però ammettono che una soluzione di questo tipo potrebbe creare qualche problema etico, non solo perché gli eventuali effetti collaterali sugli esseri umani sono ancora sconosciuti, ma anche perché gli aerosol di solfato finirebbero probabilmente per abbassare le precipitazioni medie del pianeta. Il rimedio, quindi, corre il rischio di essere peggiore del male. Misure di questo tipo sono state proposte negli ultimi anni anche da Bill Gates, che recentemente ha finanziato un progetto per oscurare artificialmente il sole, usando migliaia di tonnellate di carbonato di calcio, una specie di polvere di gesso che avrebbe il compito di offuscare i raggi provenienti dalla nostra stella. L'Agenzia Spaziale Svedese, che avrebbe dovuto supervisionare l'esperimento, ha però temporaneamente deciso di rinviarlo.